uomini, loro eleggono i re e le regine. Ora però sono io che eleggo le regine, come le voglio. Non hai mai avuto un giocattolo? Io cosa? Cos'è un giocattolo? Hai mai mangiato un dolce? Ma non ho mai mangiato un dolce. E a scuola ti piaceva andare? Ci sei mai stato a scuola? Non ci sono mai stato. Ho fatto il soldato. Ho visto morire tanta gente. E ne ho uccisa tantissima. Ricordo tanto sangue, le grida dei feriti, le viscere che uscivano dalle loro pance. E poi le cavalle in fiamme e fuoco dappertutto. Sai, il primo che ho ucciso era un ragazzo un po' più grande di me. Mentre moriva piangeva e chiamava la mamma. Era brutto da vedere, stavo per piangere anch'io. E che cosa hai provato quando hai fatto queste cose? Come ti sei sentito? Io? Non ho provato niente. Quelli per me erano come degli animali. Perché? Erano il nemico. E poi un soldato uccide e ruba. Solo così un soldato è bravo. Un giorno, alcuni anni fa, un gruppo di soldati ha invaso il mio villaggio e ha catturato molti ragazzini. Io ero uno di loro. Poi mi hanno messo in mano un mitra. E da allora sono divenuto anch'io un soldato. Anche tu hai ucciso? Beh, ho ucciso tante persone. Le ho contate fino a 50. Poi non ho più tenuto il conto. Che cosa hai provato quando hai ucciso la tua prima persona? Ero drogato. Mi avevano dato qualcosa prima di mandarmi in battaglia. E così ho ucciso. Ma non ho provato niente. Ero come un pazzo. Ma non ci hai mai pensato poi che avevi ucciso una persona? Dopo ho cominciato ad avere paura. La notte non riuscivo a dormire. Sognavo quelle persone. Dicevano che volevano vendicarsi. Che cos'è una donna? Una donna? Una donna è una creatura di Dio. Mi ha fatto una donna. L'hai violentata? No, io non l'ho fatto, ma gli altri sì, succedeva spesso. Si vede che uno di parte, firmando delicatissime inchieste sui rapporti tra mafia, camorra e poteri politici ed economici. Poi, è una cosa interessante, nel 1989 firma uno dei primi dossier sull'immigrazione clandestina e fa da addetto stampa alla prima associazione di immigrati. Poi diventa l'autore di Drug Stories, programma di tematiche sulle droghe e il narcotraffico in collaborazione tra RAI e ONU. Alla fine del 98 edita il primo speciale televisivo in Europa sul debito estero dei paesi del sud del mondo e realizza documentari tra cui Col cuore coperto di neve. Nel 99 era autore di C'era una volta, che la RAI adesso chiude, nonostante si siano raccolte 33.000 firme e nonostante si siano raccolte 100.000 firme contro Missio. Che di solito vi viene raccontata che è quella delle guerre, come dicevamo prima, dei grandi mali, delle malattie, delle cose orrende. Però anche qui vi prego di notare una piccola differenza, cioè c'è un'Africa che però racconta anche quello che sono poi le ragioni profonde di queste guerre. Avete sentito quei ragazzini? Quei ragazzini hanno ammazzato tanto, hanno commesso cose orrende, ma sono dei ragazzini che sono stati usati in una guerra che va ancora in onda ormai da quasi 20 anni, in una delle zone più scandalose del mondo, perché l'area del Kivu nella Repubblica Democratica del Congo è uno scandalo geologico. C'è tutto quello che di più raro e costoso esiste al mondo sta da quelle parti. Ve l'avranno già detto in tanti, ma senza una serie di materiali rari che sono lì, i vostri telefonini potete gettarli via, no? Il Colt. Senza il rame di quell'area si ferma l'economia tedesca e l'Europa. Senza altri materiali non si fa più industria aerospaziale,
No, ritorneremmo ad andare in giro con il treno, la carrozza, la macchina o quant'altro. Avresti visto la testimonianza di uno dei tuoi confratelli, un italiano di queste parti, che è lì da tanti anni, che giustamente si sente molto congolese e che le ha vissute le fasi della guerra, no? Gli inizi, ha visto e coraggiosamente ha avuto anche il coraggio di raccontarlo, insomma. Ad esempio ha visto, pensate che da quelle parti la cifra stimata più al ribasso, no? Racconta di qualcosa come 6 milioni di morti, 6 milioni di morti, cioè l'olocausto, no? Ma è una cifra sottostimata. E lui ricorda gli inizi, quando arrivarono quelli dell'esercito ruandese, attaccarono per respingere le bande Hutu, no? Massacratori in Ruanda, respingerle dal confine, ma non fecero solo quello, invasero. E guarda caso, occuparono innanzitutto tutte le aree minerali più importanti. E padre Franco, che era lì con la sua gente, non scappò via, si ricorda che avanzavano queste colonne armate, no? E a capitanarle erano ufficiali ruandesi, che lo sanno anche le pietre da quelle parti, sono tutti stati addestrati a West Point, compreso l'attuale presidente del Ruanda, Kagame. E c'erano però insieme a questi ufficiali ruandesi dei signori che parlavano lo slang, non solo l'inglese, no, era lo slang americano, c'erano ufficiali americani, perché è stata una guerra di conquista di un territorio che prima era sotto controllo belga-francese, va bene, e c'è stato un passaggio di mano militare, mano militare, insomma, ad altre imprese che invece di essere francesi o belghe erano americane. Pensate che di notte dal Ruanda partono aerei che vengono riempiti, addirittura spariscono in una notte intere colline, portate via, va bene, tutto rastrellato, tutto portato via, in una zona che potrebbe essere ricchissima, in cui la gente potrebbe vivere, ma non bene, benissimo, essere ricca, si muore di fame, si muore di stupro, si muore da profugo interno, si muore bruciati vivi a migliaia, perché gli Hutu sono spariti completamente. 1 milione di Hutu è totalmente sparito. Si parla dei forni crematori, non sto esagerando, forni crematori per far sparire rapidamente i corpi. E lo sapevano tutti quello che stava succedendo, ma si è taciuto. Si è taciuto tranne padre Franco, no? Tranne qualche matto di mio collega o il sottoscritto che hanno provato a dire in tutti quanti questi anni basta, smettetela di dire sciocchezze, smettetela di parlare di guerre etnico-tribali. Quello che sta succedendo da quelle parti nella regione dei Grandi Laghi è stato studiato a tavolino, è un piano scientifico di ridisegno del territorio e di nuove geopolitiche, no, legate a questi interessi, facendo nomi e cognomi, ma vi cito solamente un esempio, insomma. Ma vi sembra logico che quando comincia tutto quanto il disastro di quell'area, no, parte uno sconosciuto capo ribelle, una delle tante milizie, parliamo dell'ex Zaire, immenso, no? Grande metà Europa o forse più. In un posticino c'è un capo ribelle qualsiasi. Arriva a trovare questo capo ribelle, Kabila, arriva un aereo privato, un jet di lusso, con dentro un grosso imprenditore,
una senatrice democratica molto importante, no? Che farà molta carriera negli anni, Susan Rice, e altri personaggi del Partito Democratico americano accompagnano questo imprenditore, che è un grande amico di un personaggio di nome Bill Clinton. Ripeto, era un oscuro capo ribelle, oscuro, conosceva nessuno. Questo imprenditore si muove con tanto di, no, di coorte politica, e firma con questo oscuro capo ribelle accordi minerari per un valore di 3 miliardi di dollari. Cioè, praticamente gli dici: nel momento in cui governerai tu, no, quest'area, quest'altra area, la concessione per il coltan, quell'altra lì per l'oro, sono cosa mia, in cambio ti finanzio. Vi chiedo, ma questo imprenditore era un genio? Aveva la palla di cristallo, no? Era uno che vinceva una settimana sì e una settimana no al Superenalotto? Oppure semplicemente aveva conoscenza di ciò che si era deciso in alto loco sui destini di quel paese e soprattutto delle sue aree minerarie? Cioè, questo signore imprenditore, amico di Bill Clinton, sapeva che quell'oscuro capo ribelle avrebbe vinto e sarebbe divenuto il nuovo presidente, non più dello Zaire, ma della Repubblica Democratica del Congo. Non è fantascienza, io l'ho raccontato, nessuno mi ha querelato. Nessuno. Come nessuno mi ha querelato quando ho parlato di quello che è successo veramente in Liberia. 15 anni di guerre, Liberia, Sierra Leone, massacri spaventosi, eccetera. Ricordate, la gente fatta a pezzettini. Una persona sotto processo, una, no? Che arrestato, portato all'AIA Charles Taylor, il dittatore della Liberia. E non torna ai conti, a me non tornavano i conti, dico, di dittatore. Ma com'è sta storia? È stato eletto democraticamente Charles Taylor. E me lo ricordo, consacrato come presidente democraticamente eletto. E c'era Jimmy Carter lì a Monrovia, dopo 12 anni di guerra, a dire, in un paese sfasciato dalla guerra civile, massacrato, distrutto, va bene, a dire, lo stesso giorno delle votazioni, era pure stagione di piogge, quindi non c'erano comunicazioni, non funzionavano i telefoni, non c'era niente, no? Per avere una notizia da un posto a un altro, neanche i piccioni viaggiatori. Però Jimmy Carter era lì e 2 ore dopo la chiusura dei seggi, no? Disse, ha vinto Taylor. E dette persino le percentuali, fino all'ultimo centesimo, 72,35%. Un altro con la palla di vetro. Poi si era deciso che Charles Taylor dovesse essere presidente, e lo si era deciso a ogni costo, perché il presidente precedente era divenuto inviso all'amministrazione americana. Sapete chi era Charles Taylor? Un delinquente. Era stato ministro, aveva rubato $1 milione, era finito in America, l'avevano arrestato per altri impicci ed era finito in un penitenziario americano. Voi sapete che dai penitenziari americani, no, si fugge nei telefilm e nei film. So, è impossibile fuggire. Charles Taylor, che aveva come avvocato, 2 avvocati aveva. Uno era l'Attorney General degli Stati Uniti, campo democratico. E un altro era un avvocato, piccolo piccolo, che praticamente è quello che in campo democratico seleziona i vicepresidenti, i giudici della Corte Costituzionale, i capi della CIA e quant'altro. Charles Taylor scappa dal superpenitenziario. Pochi mesi dopo i confini con la Liberia, il suo paese d'origine, dove c'è un presidente che gli americani non vogliono più. Troppe aperture all'est, cose strane. No?
e ci arriva carico di armi, carico, soldi, armi, un genio del male veramente, scatena una guerra, si muovono le truppe di pace, si coinvolge l'Ecomog, massacri spaventosi, Castello abbatte gli aerei dell'Ecomog, missili terra-aria, e chi glieli dava? Chi glieli dava tutti questi mezzi? Io l'ho raccontato, ma non perché sia un bravo giornalista, ripeto, un giornalista è uno che racconta e cerca le verità, non era neanche difficile trovarle, insomma, uno degli assistenti di Taylor, uno dei più importanti, mi racconta tranquillamente che erano armi che sono state fornite tramite una serie di agenzie americane, no, ci capiamo subito quali, no? Altri carichi di armi arrivavano attraverso la Firestone, che lì ha avuto in cambio concessioni per tutta quanta la gomma nella Liberia a prezzi ridicoli, no? Cioè, qualche centesimo a ettaro pagano l'anno, vabbè. Taylor diventa presidente in questo modo. Moglie ne coglie, che ringrazia chi l'ha sostenuto, e quindi comincia a fare una politica tutta quanto orientata anche a dire grazie a tutto il clan Clinton che dietro la sua vittoria, da miniere, da società, e da soprattutto una cosa che ci riguarda da vicino. Voi sapete che esistono i paradisi fiscali, no? Che sono anche in questi giorni tanti dei nostri potenti del mondo, quello civile, si sono riuniti e hanno detto bisogna fare la guerra all'evasione fiscale e soprattutto ai paradisi fiscali. E lo piccolino già lo dicevano, no? Comincia a essere un po' in età, continuano a dirlo. La Liberia è un paradiso fiscale. Quella nave è bandiera liberiana. Io in Liberia ci sono stato qualcosa come 30 volte, durante la guerra, dopo la guerra e dopo la guerra ancora. Ho cercato la prima volta un quartiere, paradiso fiscale, una cosa seria ragazzi, soldi, misteri, poteri. Ho cercato il quartiere del paradiso fiscale, niente. Secondo viaggio ho detto, bah, a proposito fammi vedere, ci sarà una strada. Niente. Terza volta ci sarà un palazzo ci deve stare per forza. Immaginate un grattacielo, ma non ci sono i grattacieli. Forse quello che è più alto è il palazzo del paradiso fiscale. Ragazzi, insomma, per farla breve, non c'era neanche una targhetta. Perché il paradiso fiscale liberiano, e questo bisognerebbe dirlo anche al signor Obama, no? Quando dice bisogna fare la guerra ai paradisi fiscali, e mica sei in Liberia, no, la sede del paradiso fiscale liberiano sta a Reston, che non è una cittadina della Liberia, ma è una cittadina della Virginia, in America, e sta in un bel palazzo accanto a un altro palazzo dove ha sede un'importante agenzia americana, la CIA, volgarmente CIA. Ma anzi, sapete una cosa? Chi ha inventato nel 1947-48 la CIA, pensate un poco, è anche l'ideatore del paradiso fiscale liberiano. Alla Liberia arriva un'elemosina l'anno, no? E questi gestiscono, l'ha sempre gestito un generale ex servizi segreti in pensione di fede repubblicana. E arriva Taylor e lo dà a un democratico, lo dà quel suo avvocato, quello che nominava il capo della CIA, no, chissà poi come era riuscito a scappare Taylor da un penitenziario, nessuno potrà mai saperlo, chi lo sa, ringrazia in questo modo. E beh, proprio quell'anno Clinton va a casa e arriva Bush, e per Taylor cominciano i problemi.
perché i repubblicani avevano perso tante cose. Guardate, non scherzo, non esagero, anche perché l'ho raccontato e non ho avuto una querela. L'ho fatto raccontare dei diretti interessati. L'Africa fornisce ancora oggi tantissimi fondi neri ai partiti di mezzo mondo. Le valigette di soldi africani finanziano i Sarkozy, i Mitterrand, ma anche i Clinton e Bush. I diamanti non sono sporchi solamente quando li usa Al-Qaeda, ma sono sporchi pure quando vengono trafficati dai servizi segreti israeliani, no? O di altri paesi per finanziare operazioni occulte. Questo si può raccontare o dobbiamo tacere? Arriva al potere Bush e beh, Taylor, che non è uno stinco di santo, comincia a pagarla. Tanto più che un giorno si presenta al signor Taylor un bel gruppetto di persone con la cravatta, cioè come direbbe la mia amica Musi, con un nodo scorsoio al collo, no. E dice: signor Presidente, abbiamo una buona notizia. Anzi, però prima le passiamo, ecco, senta che c'è il satellitare. Ehi Giorgio, come stai? No, ma insomma, non è che me la sto inventando, è andata così. Me l'ha raccontata chi era presente in quella sala, quello che poi diventerà presidente della Liberia per 6 mesi. Giorgio, come stai? Charles, come stai? Eccetera, era George Bush, che praticamente diceva: questi vengono da parte mia. Chi erano questi? Belli incravattati, potenti. Dei signori di un'aziendina, la Halliburton. Abbiamo una buona notizia, in Liberia c'è il petrolio. Signor Presidente, felicitazioni, ce ne occupiamo noi, non si preoccupi. È il rituale che dicono dappertutto, vero Venanzio? Ce la vediamo noi, anche in Italia, purtroppo sto vizio. Stiamo lavorando per voi. Che uno dice: ma smettetela, no, ci pensiamo noi a queste idee. No. Quando dici così sei populista, vabbè. E te lo dice: sì, ve ne occupate voi, ma a noi non perché fosse un santo, no, perché a noi significa anche: e a me che conto in banca mi si apre? E questi dicono: Presidente, le quote oneste, insomma, l'85% a noi, no, e il 15% ai liberiani. Alla faccia dell'onestà, no? Cioè, siamo alla rapina, ma neanche a mano armata proprio, alla rapina la più delinquenziale, insomma. Taylor dice che no, chiede di più, e gli si dice testualmente: signor Presidente, si ricordi che ad esempio in Nigeria non uno ma 5 presidenti per aver chiesto di più non fanno più i presidenti. Taylor risponde: ma che è una minaccia? No, è la storia, perché questi con la cravatta sono tutte persone per bene, no? Fatto sta che Taylor non accetta, non per onestà, perché era poco e quindi permetteva di rubare poco. 3 mesi dopo in Liberia scoppia una nuova guerra civile, si presenta alle frontiere un nuovo gruppo armato carico di armi, tutte nuove di zecca. Io sono stato in quel momento dentro l'auto nuova di zecca di uno dei capi di questo movimento, ha avuto la bontà di lasciarsi intervistare anche a muso duro quando non gli faceva le domande giuste. Ma il più interessante era che mentre parlava con me, ogni tanto diceva: aspetta un attimo, satellitare impegnato, ed era sempre in contatto con l'ambasciata americana a Monrovia, sempre, sempre. Cioè dei numeri di telefono su di un foglio che ve li avrei voluti far vedere, insomma, no? Erano la prova approvata che altro che guerre etnico-tribali, altro che. Ora vi chiedo, dopo avervi annoiato, voi capirete che ci riguardano da vicino questi buffoni, loro e i paradisi fiscali, ma insomma non sono io bravo, siete bravi voi, andatevi a internet e vedete dove stanno i paradisi fiscali, le Cayman, dove anche noi,
Berlusconi ci ha portato tanti soldi alle Cayman. No. Ma scusatemi, che sono le Cayman? Delle isole, direte. Vero? Tutti 10 in geografia, ok? E queste isole che sono? Un protettorato britannico. Ma qualcuno che si alza in piedi alla prossima, uno dei miei colleghi, no? Bravissimi. La prossima conferenza stampa di Camerun, uno si può alzare e dire: scusi, lei ha detto i paradisi fiscali. E perché non li chiudete? Che sono i vostri? No? Signor Camerun, i paradisi fiscali, beh, le Cayman sono un bubone dell'umanità. Quanto potere occulto, quanti soldi politici, ladroni, quanto potere nero, no? Quante guerre si finanziano da quelle robe lì? Lo chiuda, chi glielo impedisce? Signor Obama, vada in Virginia, ci viene anche a noi, insomma, ci abbiamo certi problemi in Italia, no? Vada in Virginia, vada in quel palazzo e chiuda il paradiso fiscale liberiano. Ed esempi così, ragazzi, si è andati in rete. Non c'è bisogno di essere bravi giornalisti, ne troverete tanti, tanti. Raccontarli non fa ricevere molta amicizia. Negli anni ho visto assottigliarsi il numero delle persone che mi rispondevano al telefono o che mi salutavano nei corridoi della RAI. Alla fine, come dire, vedevi gente che ti salutava da lontano. Era nel conto, quindi non mi sgomenta. Ora siamo arrivati proprio a pronto, pronto, non sento, no? Cioè, stranamente tutte le telefonate da me indirizzate a una serie di personaggi RAI, stranamente c'ho l'audio in difetto con la RAI. Va bene così, va bene così. Ora credervi, non è un fatto personale, ma quello che manderanno in onda domani sera. Con questa dimensione dei problemi, ma che c'entra? Che c'entra? Ma chi la vogliono andare a bere? Io ho scritto più volte in questi giorni che devono ringraziare chi li ha criticati ferocemente in questi mesi, perché se fossero andati in onda con quello che stavano preparando, e ve lo dice uno che viene da lì, avreste visto le cose più ridicole ed orrende, avreste visto veramente il reality fra VIP, no? Le critiche sono servite a moderare, a evitare lo scempio dello scempio. Resta un'operazione sbagliata, però. Si metteranno, sentito questa gentile signora Lucci dell'Agenzia dei Rifugiati delle Nazioni Unite, sarebbe più interessante conoscere il suo stipendio. No. E che stipendio? La signora Lucci, con il suo stipendio, quella del video collaborale, no? Dentro quella macchinetta che costa quanto risolvere i problemi di un intero campo profughi. Cioè, abbiamo fatto le schede paese, ci sarà una scheda in cui diranno che in Congo c'è la guerra, eccetera eccetera, nomi ne sentirete secondo voi, qualcuno vi parlerà degli interessi francesi, israeliani, americani, inglesi, cinesi, ditte ne sentirete nominare. Giurateci, non sentirete nulla di questo. Ma dico, non c'è ascolto ai grandi temi del mondo. Stiamo facendo una scommessa per raccontare i grandi temi del mondo al pubblico italiano. Allora uno sente questo, no? E ingenuamente dice: ma che brave persone, ma quanto sono buoni. E allora io dico, l'ho scritto pubblicamente, quindi lo dico anche qui, dico al direttore Leone: oh, e che strano, tutti quanti questi nomi dei dirigenti RAI ti ricordano sempre qualche altro nome, no? Sempre, sempre. Leone, il papà era presidente,
Ruffini, lo zio cardinale, e un altro zio ministro degli esteri. Restivo, ministro degli interni. No, ma andiamo avanti. Stranamente, come dire, i potenti italiani, no? Fanno i figli belli. Noi, che siamo gente normale, i figli nostri, insomma, non hanno queste grandi doti intellettuali, queste capacità, insomma, sono doni di Dio. Ma comunque il direttore Leone, so che i direttori fanno i palinsesti, no? Allora vi chiedo, siete stupidi voi, perché siete voi il pubblico, o sono stupidi quelli che fanno i palinsesti? Perché negli altri paesi l'inchiesta, il documentario, no? Il reportage è un prodotto d'eccellenza e va in prima serata, e da noi no. Come mai? Il pubblico tedesco è più intelligente, e anche gli inglesi, i francesi, pure gli spagnoli e i portoghesi. No. Invece gli italiani sono proprio i più scemi d'Europa, per cui per parlare di un problema serio hanno bisogno di affidarsi a dei mediatori. E che mediatori? No, abbiamo scelto dei mediatori rispetto a un tema così grave come quello dei profughi, abbiamo scelto i paladini dell'intelligenza del nostro pubblico, no? Cioè di tutti voi. Un principe che qualsiasi profugo di buona intelligenza, modesta intelligente direbbe, ma perché in Italia ci avete la monarchia? No! Io non si chiamo semplicemente Emanuele Filberto, punto, che non si capisce neanche perché debba stare a lavorare per la RAI, insomma, che non risulta che abbia grandi capacità. Però noi vedremo Emanuele Filiberto far finta di penetrare una parete e qualche altra sciocchezza ed essere in difficoltà a scendere dalla scala. E questo aiuterà il mondo dei profughi, ci aiuterà a capire meglio problemi che se no non capiremmo. Vedremo una gentile signora, per me tramontata, insomma, oddio, per me non era mai nata la barata, insomma, poveretta, insomma, c'è un pacco di problemi pure personali, insomma, si vedono fisicamente proprio, traspaiono i problemi, ma lo dico veramente con pena, ma io perché mi devo vedere in mezzo a un problema serio come i profughi? Non per capire, devo vedere una che si presenta, e forse pure un campo profughi, perché quello non è un campo profughi, ma che si presenta con gli occhialoni, ultima marca, no? Che se capitava in un campo profughi napoletano, l'assaltavano e facevano bene, e con una tutina addosso che ne vale altre 1.500, no? Ma chi ci fa là? Non fa finta di cucinare per i profughi. Ci serve quello? Ci serve un altro, voi lo sapete che notoriamente è noto, no? Se non lo sapete siete degli ignoranti, e ha ragione Giancarlo Leone, però siete cocciuti e non volete capire i problemi. Notoriamente quelli che caricano e scaricano casse, no? Ai mercati generali, come da un aeroplano che porta aiuti, no? Si presentano sotto l'aereo, sotto i camion della frutta, e stanno lì con un bel panama bianco in testa, una sciarpetta di seta al collo, no? Che quella è la tenuta da lavoro tipica. Chi non lo fa è perché è buzzurro e ignorante, insomma, perché si fanno così questi lavori. Ecco, io mi sento offeso, ma sento offesa la mia dignità, la vostra, ma soprattutto sento offesa la dignità della gente che si vorrebbe rappresentare. Ricordavo con Venanzio, io non sono bravo, io dico sempre di me che sono stato molto fortunato, veramente molto fortunato. Ricordavo con Venanzio che non più tardi di una decina di anni fa si bloccarono i centralini telefonici della RAI da Verona fino a Palermo per un bambino dal nome strano, per 7 giorni bloccati, intasati di telefonate. Si chiamava Madit,
era un bambino sudanese nel sud Sudan che moriva di fame, con niente, uno zero assoluto, però c'aveva un nome. Lui, la sua mamma, la mamma di un altro bambino, Chol, che non si trovava più, perché sta povera donna, attraversando un territorio di guerra e di fame, per strada aveva dovuto lasciare le creature più deboli per salvare quelle salvabili. No, tornò indietro cercando questo suo Chol. Queste piccole cose, come piccole cose sono io e siete voi, questa gente normale, bloccò il cuore degli italiani, bloccò i telefoni dell'azienda Rai per una settimana intera. È successa una cosa che è storia della televisione internazionale. Quel racconto, e poi ho incontrato Madid, è andato in onda in seconda serata, a richiesta di pubblico, andò in onda 10 giorni dopo, 2 settimane dopo, in prima serata. Mi ricordo che arrivarono 10 miliardi di vecchie lire ai comuniani, altrettanti a tutte quante le organizzazioni umanitarie. Venanzio mi ha detto che si salvarono 60-70 mila persone alla fame. Sono stato molto fortunato, ma è poco rilevante. La cosa più importante è che un bambino, una mamma, un'altra mamma, gente assolutamente normale, dei profughi, raccontarono la loro storia e fermarono gli orologi. Ok? Cioè, ma io chiedo, Giancarlo Leone, ma tu non hai fiducia nella realtà, nei protagonisti minimi della realtà? Hai bisogno di eroi di cartone? Quando la realtà è piena di eroi veri, no? E voi lo sapete. Quante mamme e quanti padri eroi ci sono anche stasera in mezzo a noi, a reggere il peso della crisi, delle malattie, no? E potete immaginare quanti eroi. E chiedo alla signora dell'Acno, ma perché nel mondo del volontariato, quello vero, serio, non ci sono le persone straordinarie che avrebbero potuto raccontare da sole, cioè ci saranno pure domani sera alcuni di loro, no? Avrebbero potuto raccontare quelli veri, quelli seri, puliti, meglio di queste pagliacciate, offensive, no? Perché essere umiliati in questo modo. E chiedo poi a questi signori della Rai, ma se c'è una cosa che abbomina in Rai è il personale, no? Tra amici, amiche, gli amiche, amici degli amici, i nipoti, e tutta quanta stagionia dei potenti, c'hanno i figli, i nipoti, le cose, eccetera. Insomma, siamo pieni di personale, pieni di risorse. Però devo dirlo, per non starci, tanta gente che sa lavorare, e come si sta a lavorare? Bene. Sono quelli che non fanno mai carriera, però. Che la carriera la fanno gli altri. Però questi qua, che invece tengono in piedi l'azienda, ci sono e lavorano benissimo. Perché tutta quanta questa operazione è stata data in appalto? Perché? Perché la RAI che è stata? E perché? Scusate, rimborso spese di 700 euro al giorno. E che, cioè, in Congo, vicino a un campo profughi, il principe ha avuto spese giornaliere per 700 euro. La parale sarà comprata una crema speciale fatta da qualche uomo di medicina in quelle parti, 700 euro, insomma, è il minimo che si potesse pensare. Non sono rimborsi spesi, sono cachet. Ho letto che Albano dice, ma vergognatevi, noi abbiamo dato l'esempio, bisogna occuparsi degli ultimi della terra. A pagamento? Fanno 12.000 euro, quelli ufficiali. Uno dei nostri figli precari vive 2 anni, ma deve essere fortunato. Un profugo del Congo in tutta la vita, no? Ci volete fare la lezione? E
di cosa? Della carità pelosa per cui oggi fai il missionario, fai finta di dipingere pareti e domani ti leggiamo beccato in uno scandalo di cocaina o impegnato su un altro fronte di Dalgiano. E informazione, ne valeva la pena? Con i soldi mica loro, i soldi nostri, perché il canone lo paghiamo noi. La RAI è un'azienda di servizio pubblico, io mi ricordo. Io capisco la rabbia della parte migliore del mondo missionario, no, della parte migliore anche del mondo laico, che dice basta offendere, no? Almeno il dolore, abbiatene rispetto, almeno quello. Domani sera andrà in onda una versione edulcorata, ma se avrete modo di vederla, se la volete per forza vedere, guardatela con occhio critico, cercate verità, no? Io vi auguro di aver avuto qualche spunto di verità, ma soprattutto chiedetevi dal punto di vista dei profughi, che cambia? Verranno raccolti dei soldi per fare cosa? Hanno detto per occuparci dei profughi. E no. Se mi chiede dei soldi, io voglio sapere dettagliatamente cosa ne fai. E lo voglio sapere prima che a consultivo. E lo dico oggi ad altissima voce, perché ho visto come li spendete quei soldi. Sono andati in Congo, sono andati in Giordania. Perché non sono andati ad Haiti? Ve lo ricordate il terremoto di Haiti? Vi ricordate quello sfracello? Centinaia e migliaia di morti. Vi ricordate la gara di generosità? C'era già la crisi. Ho visto gente che vive di sola pensione, pensione italiana. No? Prendere metà pensione e mandarlo lì. 12 miliardi di dollari. Ad Haiti sono arrivate 11.427 organizzazioni non governative, circa 60.000 cosiddetti operatori umanitari. C'erano le elezioni. Sono passati anni dal terremoto. Gli haitiani vivono ancora sotto tende ridotte a stracci. 60.000 operatori umanitari, stipendi, macchine, hotel, ma quella cosa lì è buona, la compro, quella ragazza è carina, no? Aria condizionata a palla, mercato degli affitti schizzato alle stelle, l'inferno, uno dei problemi di Haiti risolto, nessuno, sfido chiunque di questi mascalzoni dell'umanitario, di questa industria che paga i propri stipendi sulla sofferenza degli altri, a dirvi uno solo dei problemi risolti ad Haiti. Uno. Gli abbiamo regalato pure il colera, nella cattiva gestione del personale Nazioni Unite che abbiamo portato lì. Guardate, chi vi parla ama il mondo del volontariato. Ci sono delle figure straordinarie. Vanno a piedi o in bicicletta, rinunciano spesso e volentieri allo stipendio, gli scade il contratto e continuano a lavorare con la loro gente, ma quelli sono i volontari, altri no, sono impiegati di questa straordinaria e sempre più infame macchina dell'umanitaria, che non a caso ogni Natale bussa alle nostre porte, mostrando le disgrazie del mondo, incassa e non dà mai conto di quello che ha fatto. A questa gente io personalmente non darò mai più un centesimo e invito tutti voi a non dare mai più un centesimo, non lo meritano. Se chiedete a un haitiano cosa pensa delle Nazioni Unite, vi dirà banditi, banditi. Se chiedete ai congolesi, quelli che loro non faranno vedere domani sera, ma quelli di Bukavu, andate a chiedere a Bukavu che pensano le Nazioni Unite. Vi diranno quelli che fino a 3 giorni prima che entrassero le truppe ribelli andavano in giro scorazzando con i loro macchinoni
e quando hanno cominciato a massacrarci, ucciderci, a stuprare le nostre donne e le nostre bambine, si sono chiusi nel compound e non li abbiamo visti, ci hanno lasciati soli. Chiedetelo, chiedete a questi signori del SOS, che rapporto c'è tra i soldi che chiedete a noi e le opere realizzate? C'è un rapporto. In un'azienda normale si chiedono, bene, stiamo investendo 100, che hai prodotto con questi 100? Devono dircelo, sarà truffa. Ad Haiti è stata realizzata la più grande truffa dell'umanità, tant'è che non Silvestro Montanaro, ma grandi personalità del mondo della cultura internazionale cominciano a dire l'alta luce, che probabilmente non sono i poveri del mondo ad aver bisogno di essere aiutati, ma sono i cosiddetti aiutatori di professione che hanno bisogno del dolore e delle disgrazie del mondo per mantenersi in vita e continuare a pagare il loro tenore di vita e i loro stipendi. Bene, andassero a zappare la terra se sanno farlo o se non cercassero un altro mestiere. Prima mi ricordo tanti anni fa, canzonissima, questo cosa qua, la critica ha un certo modo di fare informazione pubblica, no? E molti di noi sanno. Però la questione che a me interesserebbe capire di più, secondo te quanto andrebbe avanti un servizio pubblico che informasse ogni giorno, ogni ora dei problemi veri delle persone? Cioè, io penso che già è fatica, no, per persone che sono interessate a dover leggere, sentire ogni giorno, magari cercando, faticando, pensando, già è fatica per persone chiaramente interessate. Per il pubblico normale, io non so quanto andrebbe avanti questo modo di informare. Ecco, secondo me ci sarebbe da chiedersi perché. Ecco, però questa è una considerazione. La domanda è: il diritto all'informazione oggi non è codificato, cioè c'è il diritto, però che diritto è? Come lo potremmo concretizzare dal punto di vista normativo questo diritto? Allora, partiamo da un presupposto, anzi due. Uno, l'abbiamo già detto prima, o gli inglesi, i francesi, i tedeschi, gli americani, gli spagnoli, i portoghesi, eccetera, sono più intelligenti di noi, oppure anche noi avremmo diritto a essere informati in un modo più decente, va bene? E se non lo siamo, e se siamo istupiditi, è perché qualcuno ha fatto delle scelte piuttosto che altre, ok? Perché nessuno impediva in Italia di avere dei palinsesti che sia nell'informazione che nell'intrattenimento, perché la televisione e intrattenimento anche, avessero un minimo di rispetto di quella piccola zona del corpo umano chiamata cervello, ok? Tu perché non devi avere diritto a sapere le cose? È il fondamento della democrazia, ragazzi. Io posso dirmi democratico se conosco, no, l'oggetto che voglio controllare, ma se non lo conosco, di che democrazia parliamo? Se quello che succede veramente nel mondo, quelli che sono i meccanismi che veramente lo regolano, io lo ignoro, o anzi si fa di tutto perché io non lo sappia, no? Poi che mi vengono a chiamare democratico, ma insomma, ha un sapore di grande beffa, o no? Ora, io non dico che in America, in Francia, in Germania, in Inghilterra abbiano tutta la migliore informazione possibile, ma lì alcuni elementi esistono. Perché noi italiani non dobbiamo averli? Scusatemi, ma è informazione? Quella non stanca. Essere informato su tutte quante le manti di Berlusconi, su come si chiama il cagnolino e che crema usa il cagnolino e Berlusconi, la Pascale, quanti anni? Ma chi se ne frega? No. Io vorrei capire perché mio figlio non andrà mai in pensione. Vorrei che qualcuno me lo raccontasse, che qualcuno dicesse la verità, che mio figlio, probabilmente anche suo figlio, se ne ha, non andrà.
in pensione, con tutto questo che qui, tutto quello che questo significa. Cioè, siamo un paese che va di corsa all'indietro, dove il futuro è incertezza. Chiaro? E su questo vorrei essere annoiato di spiegazioni, vorrei dibattiti su questo, non sulle sciocchezze che sento in continuazione, perché sono sciocchezze, ma qualcuno di noi pensa seriamente che il mondo finisca al pollaio di Casini, Berlusconi e Renzi? Sono zero carbonella rispetto ai nuovi poteri, no, che scrivono la vita di noi e tanti altri. Zero carbonella, ragazzi. Oggi, quando grandi gruppi finanziari, i veri grandi poteri, senza controllo, decidono che qualche cosa debba vivere, vivere. Se non deve vivere, muore. Berlusconi sarà un gran bugiardo e un farabutto, ma quando dice che a farlo fuori c'è anche il concorso di poteri strani, ma mica dice tanto una bugia, no? Mica dice tanto una bugia, come non lo hanno detto tanti altri, insomma. Siamo di fronte a zone totalmente oscure del potere nazionale e internazionale. Scusate, ma un giornalista che è pagato e profumatamente per fare questo mestiere, no? Io non parlo dell'intrattenitore, ma un giornalista che deve raccontare. Come lo deve ripagare quello stipendio se non spiegandoci certe cose, se non inseguendo certi problemi, se non stanando certi poteri, se non ponendo le domande giuste, se non costringendo i politici a dire la verità? Io capisco che è diventato difficile perché ci hanno propinato la qualunque dello sciocchezzaio, però le chiedo, dobbiamo continuare a fare il tifo, no? Viva Berlusconi, viva Renzi, no? A seconda delle annate c'è sempre una curva da scegliere. O potremmo una volta tanto provare a essere anche noi cittadini del mondo, e per poterlo essere l'unico modo è essere informati, però, perché se non so che cittadino del mondo sono, come lo controllo sto mondo. E ripeto, anche con una piccola cosa da rivendicare, noi non siamo scemi, sono scemi alle nostre vite, no? E diventiamo scemi quando le manteniamo ancora. Quando viaggia ripensa la sua gente, in un affetto nei figli da vestire, e seguisco la gloria d'Occidente. Io ho visto un uomo per l'Africa morire, il prezzo pesa al cuore. Un uomo sfida la storia e la fortuna, sfonda la luce dal buio di un cortile. Un uomo sfida la storia e il suo fucile. Con siti video e blog. Per ora in Italia è un po' una bugia, cioè fare quelle cose con il minimo di qualità comunque dei costi, qualche cosa ci inventeremo, però ricordatevi sempre che chi vi dice così dice una bugia. Io sono l'Africa lontana, con mille braccia tese al cielo. Da mille anni aspetto un canto, il canto della libertà.